Arrigo Sacchi, rilasciato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport, ha condiviso il suo punto di vista sull'attuale scenario del calcio italiano, in particolare per quanto riguarda le aspirazioni di Milan e Inter alla vittoria del tanto agognato scudetto. Per i tifosi dell'Inter, le parole di Sacchi non solo offrono spunti preziosi, ma aggiungono anche uno strato di riflessione sul panorama competitivo della Serie A. Prima di entrare nei dettagli ti invito ad iscriverti al canale e a mettere mi piace al video, perché su questo canale ti portiamo ogni giorno le ultime novità dell'Inter, quindi non perderle e unisciti a noi, continuando. Sacchi, noto per la sua saggezza e la sua visione acuta, non ha lasciato spazio a illusioni sulle possibilità del Milan di inseguire il titolo. Nelle sue parole ha sottolineato, sapete come la penso, niente è impossibile, nel calcio come nella vita. Ma la logica dice che ora Inter e Juve hanno un vantaggio notevole e quindi è meglio che i rossoneri non corrano troppo con la loro immaginazione e concentrarsi su ciò che devono fare per migliorare. La ponderata valutazione di Sacchi mette in luce la realtà dei fatti, riconoscendo nelle posizioni consolidate di Inter e Juventus le principali concorrenti nella corsa allo scudetto. Questa prospettiva, anche se può deludere i tifosi del Milan, serve come un invito alla chiarezza, incoraggiando la squadra a concentrarsi su miglioramenti continui e strategie solide. Questa analisi di Sacchi offre un'occasione unica per comprendere le dinamiche agonistiche della Serie A, evidenziando l'importanza di mantenere la concentrazione e focalizzarsi su obiettivi a breve e lungo termine. Sacchi sottolinea la necessità di evitare fantasticherie e concentrarsi in modo pragmatico sulle aree che richiedono miglioramenti. E ora vogliamo sentire la tua opinione sul punto di vista di Arrigo Sacchi. Come interpreta le parole di Sacchi in relazione alle chance del Milan e all'attuale scenario competitivo in Serie A? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità dell'Inter. Forza Inter!